Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ecco, è un fatto a suo modo storico, perché di solito quando un leader politico si presenta davanti a degli operai o comunque a una comunità, o viene applaudito, o c'è qualcuno che gli chiede un favore, o viene fischiato, viene contestato. Qui per la prima volta vediamo degli operai che voltano le spalle al politico, quasi come dicessero: a te, a noi tu non puoi dare più niente, non ci servi più, anche se mai siamo noi che possiamo servire a te. E cos'è successo? Non è sconvolgente come immagine? Sì, veramente non ho mai visto una cosa del genere, soprattutto perché noi eravamo abituati ad andare ogni giorno quasi davanti alle fabbriche. Lo facevo quando ero a Torino, ma anche a Palermo, al cantiere navale. È successo di essere anche sia applaudito ma anche fischiato, immagino, con te. Gli operai allora non ci fischiavano. Casomai delle volte, per esempio, ricordo che quando portavamo i volantini a Palermo, scherzando, dicevano: piccioli, non carta. Quindi, ma c'era un rapporto veramente molto vivo. Una scena così non è immaginabile. Io ho visto però un'altra fotografia della Schlein davanti a una fabbrica proprio questa settimana, dove lei partecipava ai picchetti, che ha avuto un altro esito. Quindi lei pensa che dipenda da ancora da... Sì, ma io voglio dire, dipende anche dalla situazione. Io non la conosco, che c'era in quel momento quando Calenda si è presentato, dal tipo di fabbrica e dal tipo di problemi. Sicuramente Calenda non sospende più, non, diciamo, Calenda non è proprio un uomo che ha la classe operaia al centro. No, però era in generale, di là di Calenda, colpiva proprio la scena, no? Di sì. Vedere gli operai che girano. Però parlando invece della sinistra, no, Roberto, questa settimana è successa un'altra cosa che ha colpito tutti, cioè il partito di sinistra greca, Syriza, ah, sì, quello di Tsipras, storico.